Questo è straforte! Straforte! Mamma, cosa ti combino, Zibbo? Quella, 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 raga! Ben ritrovati di nuovo con il vostro Salve, signore e signori! La volta scorsa abbiamo interrotto il video ed eravamo a tanto così da arrivare a Diamante 10 e ad andare anche in win streak per raggiungere. Quindi oggi riprendiamo col Big Druid e speriamo di fare il colpaccio per poi dedicarci a sperimentare qualche mazzo anche divertente, variare un po' e provare ad arrivare su. Quindi fate il tifo per Shiny. E andiamo a Diamante 10. Via! Torna Tutto Idem, questo finisce eh. ora. Allora, ragazzi, La questa partita è foresta lunga e tosta. fondamentale. Innanzitutto per andare win streak, ma anche per andare a Diamante. Quindi, cortesemente, cortesemente, portiamocela a casa. Patti chiari e amicizia super lunga. Anzi, patti chiari e... Curva di mana non esiste. Vabbè, già è buono avere la coin. Speriamo che lui non parta subito con Wombo Combo, Pesco, Outcast, Silenzio, Rifullo. Monante. Che poi, per carità, io sono contento che sia uscita la classe di Monante perché è una classe nuova. Quindi carte nuove, archetipi nuovi, meccaniche nuove, va bene. Sappiamo cosa aspettarci. Adesso fa due turni di picchio picchio. Picchio 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 pizza. Sì, pizzarella buona. Perché ho fame, si vede che ho fame. Però, come facciamo a non tirare il soffio? Per forza. Per forza. Per forza. Avrei voluto giocare il dormiente, sarò onesto, eh. Speriamo che non sia un errore fatale. Qui adesso la curva di mana la seguiamo adesso, ci siamo. Di attacco. Beh, però dai, non rampare ci sta, perché nel caso lui dovesse abbassarci il numero dei cristalli per in un turno sarebbe un po' un problema. Allora, adesso giochiamo il dormiente, eh. Perché ci sto. Ci sto! Ci moltiplichiamo come Come funghi! funghi! Come funghi! Ci sta. Poi cerchiamo di liberarci ora di pezzi più bassi in modo che lui vada a discountare quelli grossi da tirare tra due turni. Dovessi giocare anche solo due minion. Traddo. Elementale, elementale. Ho paura che possa fare qualche porcata tipo non OTK però con Keltas. Ecco, questo bisogna levarlo. Questo bisogna levarlo subito. E lo leviamo. Lo leviamo, lo leviamo, lo leviamo. Lì ci sta. Ci sta e dopo ci discanta un pezzo. Spero non Vargoth perché è quello che costa di meno. Forse niente. Qualsiasi dei pezzi che abbiamo in mano, uno qualsiasi. L'Hydra. Ok. L'Hydra sarebbe straforte perché entra un 7-7, molto più forte. Questo qua è 15 danni. I nostri nemici cadranno. Ok. Ok, svegliati. Fai il tuo lavoro. Il meno potere della natura. Fortissimo, fortissimo. Ci starebbe Vargoth ora, eh. Allora. Fortissimo, fortissimo. La Hydra. L'Hydra la perdiamo però, eh. Perché la perdiamo? Però aggiungiamo un pezzo, facciamo tante belle cose. Uno. Dos. Picchio. Questo è straforte! Straforte! Mamma, cosa ti combino, Zibbo! Facciamo anche Vargoth? Oddio, che potenza è Vargoth? Cioè, che potenza è l'Eorok dopo, raga? No, 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 no.
Dopo tiriamo. Dopo tiriamo. Dopo lo tiriamo, ti faccio un male. Un male che te lo sogni per 27.000 notti. Sì, eh. Eh sì. Intanto scordati di chiudermi adesso perché t'arrovino. T'arrovino proprio. Fanno ogni mat. Kinduma ben. Demoni. Demoni. Senti, demoni. Prendi il tuo tempo, ma. Vi pentirete okay. di avermi imprigionato. Questo è quello che vi dicevo prima. È forte. Forte, ma noi facciamo un'altra cosa, raga. Evochiamo due bestie. Sicuramente faccio male, eh. Ti faccio male ora. Ti faccio male. Guarda che mossa. Guarda che mossa. Beh, fra tutti avrei potuto evocare anche qualcos'altro. Però va bene, dai. Cioè, ma se potessi giocare una carta del genere di base. Di un grande potere. Lo so. Ma voglio vedere come me li silenzi. Come me li levi sto turno. Fammi vedere. Vai. Fammi vedere. Vada come vada, per una volta l'RNG dalla nostra parte, perché rinvenire a caso un servitore da 8 ci ha dato l'Euroc. Fortissimo. Va bene. Diciamo va bene. Dopo lui spara i danni. Sono il pugno di oh cacchio! Però non muore dopo. Diciamo che ok, ok. Questo te lo tiro via, zio. Questo te lo tiro via. Dopodiché ci serve un po' di vita. Tempo evocare il draconide, eh. Facciamo danni? Facciamo danni. Su, boom. Ok, lui si risveglia, sparerà 10 danni a caso. Ok. Così lo accetto, eh. Così lo accetto. Per essere proprio il top, sai cosa dovresti fare? Concedere. Concedi, concedi, concedi. Concedi, concedi, concedi. Tu devi concedere. Concedere solo tu devi. Forte così, eh. Forte così. Così sei proprio forte. E non puoi. Zero? E poi? Cosa mi racconti? Ok. Cosa mi racconti? Cosa mi racconti? No, scusa, non ti sento. Parla più forte. Parla più forte. Ci pigliasti i danni, eh? Ci pigliasti gli schiaffi. Ah, porcellino, eh. Hai fatto il furbo. Vargoth. Una bestia. Una quest. Che forza, raga. Giochiamo tutto. Giochiamo tutto. Pam. Pam. Allora. Questo per forza di cose. Certo che quel 16 però. Fa male. Fa male. Raga, facciamo una cosa fatta bene. Per non sbagliare. Col 6-1 tiriamo via il 16. Ci sa, dai. Va bene. Lui ha perso un 10 d'attacco. Voglio vedere con tre carte come fa. Dai, fammi vedere. Sono qui. Ti vedo, ti vedo. Fammi vedere, fammi vedere, fammi vedere, fammi vedere. Nasconditi pure dietro i tuoi segni. Ti troverò comunque. Beh, quello è stato forte, però mica basta. C'ho 21, c'hai 3, 6, 7, 8, quello si buffa, cioè al massimo mi fai 12, tipo su due piedi o con un ok. Tu molto simpatico.
Tu molto zimbarico! Non te lo faccio neanche fare! Non smetto di urlare finché non picchio! Oh! 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 Possiedi un grande potere! Porco due, se possiedi un grande potere! Sculato! Leoro che swipe a top deck! E si va a diamante! Boom! Finalmente, ragazzi, sono passato dei giorni sempre lì in bolla. Platino, vinci, perdi. E quando non va, non va. Vabbè, però ci basta. Signori, ce l'abbiamo fatta. Diamante 10 portato a casa. Abbiamo mantenuto il controllo della partita. Gliele abbiamo date e stradate. L'abbiamo mazzolato per bene. Quindi, come avevo pronunciato, dalla prossima volta varieremo un po' i mazzi, ora che siamo nati un po' più safe. Cerchiamo di divertirci, variare i mazzi da provare e andare anche un po' in su, che male non fa. Quindi io vi do come al solito l'appuntamento ad un prossimo video. Lasciate, nel caso vi siete divertiti, un bel pollicione all'insù per il vostro shiny. E come al solito commentate, condividete, iscrivetevi e tornate presto. Ciao!